Right on a Ganga Radio. Adesso però un momento di più serio, insomma, perlomeno cerchiamo di parlare con una persona più brava e più competente di me anche nel parlare. Speriamo di non trovarlo a letto, speriamo di trovarlo sveglio, perché mi piacerebbe veramente tanto riuscire a parlare con il protagonista, con Alessandro Riccio, del suo prossimo spettacolo, Audizioni, che si terrà al Teatro dei Rifredi. Quindi adesso io andrei, vado a mandargli un messaggio vocale su WhatsApp. Chi mi ascolta da tempo ormai lo sa, per chi, i 7 miliardi di ascoltatori nuovi che sono all'ascolto questa mattina, funziona così. Quando io, insomma, sabato mattina funziona così, io vado a disturbare i personaggi, chi mi viene in mente, chi ha qualcosa secondo me da raccontare questa mattina, prendo il telefono, gli mando un vocale su WhatsApp in diretta, sperando che non sia a letto, che non sia a fare altro, che abbia il telefono comunque sotto mano e che mi possa rispondere. Quindi non c'è niente di preparato, è tutto in diretta. Vediamo se anche il buon Alessandro Riccio sarà pronto, insomma, vorrà rispondermi. Sentiamo un po', intanto le mando un vocale, proviamo. Buongiorno caro, ciao, buongiorno, sono il Giamba in diretta su Ganga Radio, come stai? Trovo a letto? Sei sveglio? Sei a letto? Come va? Vediamo se ci potrà rispondere, insomma, se va il telefono sotto mano. Audizione al Teatro di Rifredi. Voglio chiedergli un po' di cosa parla questo spettacolo, di cosa tratta. Magari ci fa salire anche un po' più la voglia, se qualcuno è in dubbio se andare o no a sentirlo. Magari, insomma, gli viene la voglia a farcelo raccontare. E c'è la risposta di Alessandro, non dorme. Attenzione, sentiamo un po' quello che ha... Come sta, insomma, se dorme o se non dorme. Ma non dorme perché ci ha risposto. Ciao a tutti, magari essere ancora a letto. No, ecco. Stiamo già lavorando, siamo sempre in prova perché il debutto si avvicina. Ecco. E quindi stiamo rimettendo gli ultimi ritocchi allo spettacolo. Ecco, grandissimo, molto molto bene. Allora senti Alessandro, ti volevo chiedere una cosa. Tanto grazie di aver deciso di rispondermi. Senti, dal 24 al 29 aprile quindi ci sarà Audizione al Teatro di Rifredi, se non mi sbaglio, ok? Dici un po' brevemente, insomma, di cosa parlerà questo spettacolo. Ma giusto, no? Tanto ci facciamo raccontare un gocciolino di trama per vedere se ci sale anche un po' la voglia di andare a vederlo. Io sono molto curioso e ho già molta voglia di andare a vederlo, quindi magari anche a qualcuno di voi può venire la voglia a sentire la trama di questo spettacolo. Eccola subito la risposta di Alessandro, andiamo a sentire. La parola stessa già annuncia un po' di che cosa parla lo spettacolo. È una audizione, cioè quella sorta di prova che si fa davanti al regista per capire se si può essere adatti allo spettacolo o meno. Ecco. E io e Gaianani interpretiamo questi due attori che si trovano di fronte a questo terribile regista e ovviamente che vuole sapere un po' come lavoriamo, se siamo adatti. Certo. E ci sottopone a una serie di prove terribili alle quali ovviamente i nostri due personaggi sottostanno in maniera molto molto umile. Certo, ci mancherebbe, regista terribile, me lo immagino, insomma. Però bravissima anche Gaia, attrice straordinaria. Quindi senti Alessandro, se ci fosse qualcuno, insomma, che è lì in dubbio, magari ha letto la locandina da qualche parte o ci sta comunque ascoltando questa mattina in diretta su Ganga Radio e avesse il dubbio se venire oppure no, dacci due o tre motivi adesso, sparaceli così, per venire a vederlo, ecco, per convincere coloro che sono in dubbio a venire a vedere Audizioni. Ragazzi, io tiro a far ciccia anche per il mio amico Riccio, giustamente. Vediamo se lui, insomma, sicuramente avrà almeno tre motivi validi per venire a vederlo, sicuramente ce li ha. Quindi io lavoro anche per lui. Ecco la risposta, eccole lì i due motivi. Velocissimo, tra l'altro, Alessandro, incredibile, una rapidità incredibile. Oddio, convincere ad andare a teatro è molto difficile perché il teatro è un'esperienza personale, è un'esperienza che va fatta, è molto difficile raccontarla. Quello che io dico è che Gaia Nanni è straordinariamente brava. Io e lei in teatro sul palco siamo fortissimi e ormai da tanti anni lavoriamo assieme e secondo me la cosa che ci contraddistingue è la grande capacità di passare dalla comicità al momento più emozionante. E quindi credo che
Il motivo quale potrebbe essere? È, se non si è mai stati, venire a vedere per la prima volta, perché senza aver visto le cose non si può giudicare. Certo. L'altra cosa è la garanzia. Io e Gaia lavoriamo da tanti tanti anni e credo che questo, se noi lavoriamo, le persone ci seguono, un motivo ci sarà, no? Certo, mi sembra giusto, è vero, ha ragione. Senti, l'ultima, poi ti lascio andare davvero, però ho questa curiosità che mi preme dentro e bisogna che te la chieda. Voglio sapere se risulta difficile oppure noioso, non lo so, insomma, per un attore andare comunque in scena con lo stesso spettacolo per praticamente una settimana di fila, no? Perché audizioni ci sarà dal 24 al 29 aprile, ma tu hai già fatto anche altri spettacoli prima di tanti show, no? Uno dietro l'altro. È difficile andare sul palco con lo stesso spettacolo tanti giorni di fila, tante serate di fila? Non lo so, perché io non me ne intendo, no? Ho fatto anche quest'ultima domanda ad Alessandro, così sentiamo un po', perché io davvero non me ne intendo, non so come può essere, se può essere complicato, se può essere difficile trovare stimoli anche, no, per la stessa, facendo sempre lo stesso spettacolo ogni singola sera, ripeterlo continuamente, mi immagino, non lo so, forse alla terza o quarta volta consecutivamente si perde un po' lo stimolo, oppure no, non lo so, ce lo dice Alessandro che ci ha già fornito la risposta. Mamma, che rapidità incredibile che ha Alessandro, sveglio, vispo, si vede che è pronto per lo spettacolo, è incredibile, eccola qua la risposta. Uno spettacolo non ti basta mai, più lo fai, più lo fai bene, e poterlo fare tante volte è sempre una delle cose che ti permette di migliorare, di divertirti sempre di più, perché arrivi a scoprire sfumature diverse del tuo personaggio, ma soprattutto quello che è divertente è che di fronte hai sempre un pubblico diverso, quindi magari in una serata in cui il pubblico si è sganasciato una battuta, magari la sera dopo non lo fa e lo fa un'altra, quindi è bello poter sperimentare e vedere che di fronte il pubblico è vivo, è qualcosa di non statico, e questo è molto 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 divertente. Ma che bello, grazie Alessandro, grazie di esserti disturbato a stare con me in questi minuti sabato mattina, ti lascio andare a provare perché insomma lo spettacolo si avvicina, non so neanche se, come si dice, se in bocca al lupo, quindi non dico niente, grazie davvero e ci vediamo a teatro, grazie. Però vedi, questa sfumatura sfumatura del fatto che ogni sera c'è il pubblico diverso, non ci avevo pensato, e questo magari ti dà appunto gli stimoli, no? Giusti per fare sempre meglio ogni sera e consente anche una cosa che probabilmente ti consente di non annoiarti sera dopo sera, spettacolo dopo spettacolo. È sempre Alessandro. Grazie ancora, un bacio a tutti e venite a teatro. Ciao carissimo, grazie davvero, grazie. Forza Ganga! Right on a Ganga Radio.